Buongiorno, bentrovati. Lunedì 4 marzo 2019, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. L'apertura, come sempre, dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi che troverete oggi in edicola. Apriamo con il centro, con l'edizione di Pescara. Il titolo di apertura riguarda lo smog, un problema annoso nel capoluogo adriatico. Vedete il titolo: inquinamento, 150 morti all'anno, in aumento le malattie respiratorie per lo smog. Il primario dell'ospedale di Pescara dice: servono misure. A centropagina lo sport, ogni lunedì grande spazio come sempre nella seconda parte proprio allo sport, al calcio in particolare. Andremo a vedere tutti i servizi delle partite delle formazioni abruzzesi, partendo dal Pescara, dalla Serie B per proseguire con il Teramo e per arrivare alla Serie D. Ma in questo caso parliamo del Pescara, e Pescara che riparte dopo la sconfitta di Benevento. Ora è terzo in classifica, Mancuso e Crecco in gol contro lo Spezia. Vetta più vicina, primo posto a meno 3. Vediamo anche le cronache: Pescara, lavori in via Firenze, chiude una delle arterie più importanti del centro cittadino, disagi per il traffico. E poi Pescara, la provincia regala i veicoli inutilizzati. Vediamo anche Montesilvano che vuole il treno Transiberiana. Vediamo anche in alto un paio di titoli. Il primo riguarda la politica. Ieri si sono tenute le primarie del PD con la vittoria scontata di Zingaretti, che è il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. In 30.000 votano in Abruzzo. E poi una tragedia della strada a Recanati. Coppia muore nell'incidente, arrestato un pregiudicato, feriti i due figli. Vediamo anche altri richiami dello sport. In Serie A la Juve vince tra gli insulti e vola più 16 sul Napoli. In Serie D Francavilla perde il derby di Notaresco e perde anche il terzo posto. Vediamo in basso la politica regionale. La Lega, nessun passo indietro, a 24 ore dal vertice Bellachioma ribadisce: a noi 4 assessori. E poi rassegna all'Aquila, film sulla montagna in cime e dintorni. Vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro. Chieti, la cronaca: spende alle slot e perseguita la ex, 60enne condannato, l'accusa del figlio: voleva soldi, non ha mai lavorato. Vedete poi a centropagina la fotonotizia che riguarda lo sport, in questo caso il campionato di Serie D, perché il KO casalingo con il Pineto è costato il posto, costata la panchina al tecnico della Vastese Fabio Montani, che è stato esonerato. Tra l'altro domenica prossima ci sarà il turno di sosta nel torneo di Serie D e la società avrà dunque qualche ora in più per valutare bene e scegliere il nuovo tecnico, che sarà il terzo tecnico della stagione, perché prima di Montani era stato esonerato anche Ottavio Palladini. Vediamo le cronache: Chieti, la casa dello studente fra crepe e muri rotti. E poi Vasto, manda le figlie a rubare, mamma a processo. Vediamo poi più in basso Lanciano, bomba contro il bar, il quartiere si ribella. Tornando allo sport, in eccellenza Abruzzo, Chieti solo pari con il Paterno, ora è a più 9 sulle dirette inseguitrici. Anche il campionato di promozione, la Selva Show, il Lanciano è inarrestabile. Vediamo anche la pagina di Teramo del centro, ASL, addio risparmio da 1,5 milioni, la regione si riprende gli utili del 2016 e 2017 per coprire il buco delle altre aziende. La Serie C di calcio, vedete il Teramo cede alla Fermana per 1-0 e torna a tremare, Fermana che non vinceva dalla fine di dicembre. Vediamo le cronache ancora: comune di Teramo, disabili 100.000 euro per togliere le barriere. E poi commissario a Giulianova, esposto contro Soldà presentato dalla Lega, carnevale a Montorio in più di 4.000 alla sfilata dei carri. Ancora lo sport, in questo caso tornando alla Serie D, il Notaresco batte il Francavilla terzo, bene Pineto e Giulianova. Pineto che, come abbiamo detto, è passato a Vasto, Giulianova che ha battuto in casa la Savignanese. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona, sempre del centro, caserma pompieri da 12 milioni, svelato il progetto alternativo per il nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila. E poi la Serie D con l'Avezzano che batte in casa il Sant'Arcangelo, avvicina la zona salvezza. Vediamo anche le altre notizie dall'Aquila: si spegne Iapadre, storico libraio editore. Poi Pacentro, tre auto a fuoco, si sospetta
il Dolo e poi ad Avezzano verifiche sulle gestioni degli impianti sportivi. Tornando allo sport e al calcio, l'Aquila Super 6 gol e a lungo foto di gruppo con gli sconfitti. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, primarie PD, file per votare, grande affluenza alle urne, schede esaurite in alcuni seggi, bisogna ricorrere alle scorte. Anche in Abruzzo vince Zingaretti. Di Sabatino, il segretario regionale, dice, segretario regionale ovviamente del Partito Democratico, questo dato dimostra che il partito esiste. E poi il personaggio, il titolo di spalla, premio David, l'abbraccio dei Vastesi a Di Gregorio. Vediamo poi a centropagina il Pescara, Pescara terzo e in piena corsa per là dopo la vittoria con lo Spezia. Chieti, stadio del nuoto in vendita per fare cassa, comune sempre più tra tagli e prestiti. E poi la cronaca ancora in basso, Pescara baratta la droga con la Nutella. Vediamo anche in alto altre notizie che riguardano la cronaca. Giulianova, doppio pestaggio nella notte nella città alta e un giallo. Pacentro, boato e fiamme, piromane incendia 3 autovetture. L'Aquila, bimbo chiuso nella cassaforte, lo salvano i vigili del fuoco. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale, Corriere della Sera, tutti i giornali ovviamente aprono con la vittoria di Zingaretti alle primarie del Partito Democratico. Vedete, primarie PD, la vittoria di Zingaretti, il neo segretario verso il 70% dei voti, sarò leader, non capo, no alla cultura dell'odio, si chiude l'era Renzi, code gazebo, 1.800.000 in fila per votare, Gentiloni sarà il candidato alla presidenza del partito. E poi a centropagina abbiamo visto anche dal centro prima questa tragedia accaduta a Recanati, la coppia uccisa da un ubriaco, nell'auto si salvano solo i figli, arrestato uno straniero con precedenti per droga. Torniamo alla vicenda misteriosa del caso Orlandi, della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il mistero Orlandi porta ad una tomba, dentro il Vaticano. Vediamo Repubblica, titolo a tutta pagina sul PD che ritrova la sua gente, Zingaretti è il nuovo leader, il segretario dice convincerò i delusi, vedete nella foto il segno della vittoria di Nicola Zingaretti, 53 anni, presidente della Regione Lazio, è stata davvero è stato un plebiscito per Nicola Zingaretti, vedete le percentuali di voto, se non voto bulgaro quasi, 69% Zingaretti, 19 Martina, 12 Giachetti. Vediamo anche il fatto, primarie si rivede, il popolo PD e Zingaretti cancella i renziani. E poi questa notizia che riguarda il clima impazzito, Venezia addio tra 80 anni, mezza Italia sommersa, scrive il Fatto Quotidiano. Il Messaggero Nazionale, scossa Zingaretti, cambio, il PD alle primarie eletto segretario con oltre il 65%, affluenza alta, gazebo 1.800.000 elettori. Vediamo poi altre notizie. Cree Dragon, riparte la corsa alla Luna, la capsula si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. E poi politica nazionale, paletti all'autonomia, sì di Conte, camere alla linea del Presidente della Repubblica Mattarella. Vediamo anche qualche altro titolo in alto, il fenomeno bimbi influencer, le piccole star dei social che fanno affari da grandi. E poi un titolo che riguarda il calcio, Roma di Francesco e titoli di coda, il tecnico pescarese della Roma dopo il crollo nel derby, Sosa e Donadoni in lista di attesa. Vediamo il Mattino di Napoli, PD la vittoria di Zingaretti, ora cambio il partito, dice il neo segretario. Poi vedete sul Quotidiano Napoletano, non poteva mancare un titolo con corredo di foto sulla gara di cartello del massimo campionato con la Juventus che è passata a Napoli, merette espulsione decisiva e bufera, Ancelotti attacca, che ingiustizia con il Napoli che ha anche fallito un calcio di rigore con Insigne. Siamo al Sole 24 Ore, la grande fuga, Italia senza medici, infermieri e professori, sanità, ricambi difficili a fronte di 52.000 uscite in 7 anni, scuola da settembre, serviranno 140.000 supplenti. E poi corsa al reddito in 4 test verità. Infine un altro titolo, parte la tassa flat sui negozi, troppi vincoli sui contratti. Vediamo anche Libero, telecrazia rossa, il PD muore ma occupa la Rai, il popolo Dem in coda per eleggere segretario Zingaretti, l'uomo che porterà il partito indietro di 20 anni.
nel paese sono minoranza, però in TV gli eredi di Renzi la fanno ancora da padroni. Vediamo il secolo.it, Islam tranquillo, esiste un patto segreto con lo Stato per impedire attentati in Italia, scrive il secolo.it. Vediamo anche la stampa di Torino, le primarie boom, rilanciano il Partito Democratico con il quasi 70% di voti per Zingaretti. Vediamo anche qualche altro titolo, in questo caso prima sul quotidiano Il Mattino di Napoli abbiamo visto il titolo sulla vittoria della Juventus a Napoli in chiave partenopea, vediamo invece questa volta il titolo in chiave bianconera sul giornale torinese, 1-2 micidiale, la Juve passa a Napoli e vede lo scudetto, e anche poi un altro titolo, Toro Show 3 gol al Chievo per l'Europa. Vediamo anche il tempo, Valle dell'Aniene distrutta dai Rom, scrive il quotidiano romano, altro che riserva protetta, i nomadi hanno trasformato il parco nella loro bidonville. Poi vedete questo titolo un po' simpatico, anche con la valanga Zingaretti, il PD ora è suo, ok ok me ne vado, questa è la frase attribuita un po' scherzosamente a Matteo Renzi. Vediamo la verità, la cooperazione spende 1 miliardo tra hotel a Betlemme e Lupini del Perù, gli sprechi dell'agenzia allo sviluppo. E poi Macron vuole l'asse con il Colle, Fazio e il maggiordomo, scrive il quotidiano La Verità. Fazio che nella sua trasmissione è andato ad intervistare il primo ministro francese. Poi vediamo un titolo che riguarda il ponte Morandi di Genova. Genova alla fine paga tutto autostrade, il ministro Toninelli, demolizione e sostegno degli sfollati a carico dei Benetton, hanno già versato. E questo era l'ultimo quotidiano, La Verità, che abbiamo visto per quanto riguarda l'edicola nazionale. Possiamo tornare ai giornali abruzzesi, ripartire dal centro, da pagina 2 si parla di politica, perché manca ancora per la fumata bianca, per la nuova giunta regionale, che ne dicano i diretti interessati. Un post di Bella Chioma avverte Marsilio, il segretario della Lega non fa passi indietro, a 24 ore dal summit torna a chiedere 4 assessori, altrimenti darà forfè. Ma per accontentare i 4 partiti del centrodestra occorrerebbero ben 8 assessori, dunque vedremo chi dovrà cedere qualcosa. E intanto i radicali convocano a Pescara l'assemblea annuale con gli iscritti. Vediamo in basso il titolo che riguarda la sanità, nuovi direttori generali, 2 ospedali verso il declassamento, così il concorso della regione per i nuovi manager bloccherà la realizzazione dei DEA di secondo livello. Le primarie del PD anche nella nostra regione è stato un successo, con 30.000 persone al voto, file ai gazebo, ovunque stravince Zingaretti, il partito si affida ai supereroi, a Ceratina di Pianella anche Batman in fila alla scheda, vedete questa foto. E poi Roseto e Torino di Sangro, ecco le mani antirazzismo sulla spiaggia, la denuncia ormai diventata un simbolo, era stato così anche alcune settimane fa a Pescara e anche ad Atri. E siamo proprio a Pescara per parlare e vedere le cronache dalle nostre province, partiamo proprio dal capoluogo adriatico per parlare dell'allarme inquinamento, malattie da smog, 150 decessi all'anno in aumento, le patologie respiratorie nella ASL di Pescara. Il primario dell'ospedale civile Santo Spirito Luigi Mosca dice: politici, servono interventi sul traffico. Vediamo in basso invece l'agronomo presidente Colarossi, che critica la manutenzione delle aiuole e dice serve un nuovo piano alberi e i lecci in centro, dice l'agronomo, sono tutti morti. La provincia regala ai piccoli comuni 13 veicoli inutilizzati, auto, furgone, autocarri, turbine e trattore sono destinati anche alle associazioni, Zaffiri vanno soltanto sistemati. Vediamo poi più in basso, ordine dei medici, eletto il consiglio provinciale degli specialisti ambulatoriali. E poi Piazza dello Spirito Santo, il tribunale diocesano di Pescara, oggi ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 27 le richieste di annullamento. Andiamo avanti con la prossima pagina, restiamo a Pescara, la tragedia in vacanza per l'incidente stradale in cui è morta
La psicologa Ilaria Rizzo, che si era laureata alla D'Annunzio, aveva uno studio ai Colli, un'autocisterna ha ucciso lei e il fidanzato mentre viaggiavano su una moto. A Letto Manoppello, via al corso gratuito di difesa per le donne. E poi la cronaca che ci porta nel pescarese a Spoltore, danneggia l'auto della ex, giovane arrestato. E sempre a Pescara invece, tragedia a Zanni, giovane trovato morto in camera da letto. Ancora cronaca, in via Lago di Capestrano, denunciato, ruba per comprare droga, fermato. E poi, TAR, no al trasferimento degli agenti, il SAP vince la battaglia per i poliziotti destinati a Pineto. Dopo il voto, il TAR dice no al trasferimento, dovranno tornare a Pescara. E noi restiamo a Pescara per parlare di traffico, perché chiude via Firenze e ci saranno disagi da oggi a sabato gli interventi di rifacimento dell'asfalto dall'incrocio con via Calabria fino a quello con via Genova. In alto nasce UGL Giovani, aperte le iscrizioni nella sede del sindacato di via Milano. E poi S'Annunzio, premiati gli agenti che ritrovarono le reliquie, sono stati invitati a Pesco Sansonesco, il paese natale del santo. Noi ci spostiamo a Montesilvano, che vuole diventare il capolinea della Transiberiana. L'associazione Armatori Ferrovie chiede lo spostamento da Sulmona per dare vita ad un treno attrazione per i turisti. Da Montesilvano restiamo in provincia di Pescara, ma ci spostiamo in Val Pescara a Torre dei Passeri. Lavori antisismici nella scuola media, presto ci saranno i nuovi asfalti. E per il carnevale, grande festa a Pescara in migliaia all'appuntamento del comune. Siamo alla pagina di Chieti Provincia, sempre dalle colonne del centro, in questo caso a Vasto, baby ladre scoperte, manda le figlie a rubare, mamma va a processo. Ancora Vasto, botte alla moglie, caso a porte chiuse. E poi l'incompiuta di Chieti, vedete, casa dello studente a pezzi, muri rotti e cemento distrutto. Restiamo in provincia di Chieti, ma ci spostiamo a Lanciano, bomba contro il bar, il quartiere si ribella, no alla criminalità. Ancora Lanciano, in difesa del tribunale, Verna, lotta comune con Vasto, ma l'opposizione va all'attacco. Torniamo a Chieti, la cronaca giudiziaria, spende tutto le slot e perseguita la ex, 60enne, pretende soldi dalla donna, è stato condannato il figlio, lei lo manteneva, mai lavorato in vita sua. Vediamo anche la pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro, le spine del post-sisma, pompieri senza casa, vigili del fuoco, caserma da 12 milioni di euro, trasferimento alla Rossi, ecco la valutazione costi-benefici chiesta dal governo, pronto a cambiare progetto. Vediamo le altre notizie, la cronaca Civita di Bagno, furto in abitazione sventato dai proprietari che rincasano. E poi auto lungo la scalinata della Basilica, indignazione social, centro storico nel degrado. E poi Petrocchi a Roma, nella chiesa di Andreotti, il cardinale dell'Aquila prende possesso di San Giovanni dei Fiorentini, dove il politico DC andava ogni mattina per seguire la Santa Messa. Siamo ancora all'Aquila, dove la cultura cittadina è in lutto, addio a Ia Padre, storico libraio del centro. E poi, vedete più in basso, maschere in piazza, Salvini di cartapesta in centro storico Pienone, alla festa delle mamme per l'Aquila. La cronaca ci porta invece in Valle Peligna, Pacentro, tre auto in fiamme nella notte, pochi dubbi sull'origine dolosa dell'incendio avvenuto in centro, l'allarme è stato lanciato dai residenti. Siamo alla pagina di Teramo, sanità, manovra anti-deficit, ASL in fumo, il risparmio di 1,5 milioni di euro, la regione infatti si riprende d'urgenza gli utili conseguiti nel 2016 e 2017 per coprire il buco delle altre tre aziende sanitarie. Chiesto da Martinsicuro e San Benedetto, incontro al Ministero per bloccare il deposito di gas. E poi, per i disabili stanziati i primi 100.000 euro, vedete in basso il titolo, la somma è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche per l'eliminazione delle barriere.
Andiamo ancora avanti, la pagina della provincia di Teramo, partiamo da Giulianova, Lega esposto sugli atti del commissario Soldà e poi Roseto, arrivano due vigili estivi in più con spiagge sicure. Spostiamoci più in basso, andiamo a vedere qualche altro titolo, Villa Rosa cena per festeggiare i 16 anni della scuderia Ferrari Club e poi Pineto, sosta selvaggia vicino al Vulcanello, molte auto hanno violato l'area protetta dove però non c'è un divieto. Roseto degli Abruzzi, tamponamento a catena sulla strada statale 150 a Santa Lucia. Vedete nella foto l'incidente proprio con le auto danneggiate. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Partiamo dalla pagina della cronaca di Pescara, perché oggi ci sarà l'inaugurazione del Tribunale Diocesano di Pescara. Prime sentenze intanto sulle coppie in crisi. In 7 mesi di attività dopo il distacco da Chieti, l'organismo con giurisdizione Pescara Penne ha già iscritto a ruolo 27 cause. Ieri grande festa per il Carnevale anche a Pescara con tanta gente in piazza Salotto, poi in basso vedete preso con le dita nella Nutella per barattarla con dosi di droga e poi minacce e violenze alla ex, stalker finisce in manette. La pagina dell'Aquila, siamo ora con la cronaca, resta chiuso in una cassaforte bimbo salvato dai vigili del fuoco, attimi di panico a Sant'Eusanio Forconese, forse si è trattato di un gioco tra bambini. Anche nel centro dell'Aquila, come a Pescara, vedete la foto, tanta gente in centro, tanti bambini per festeggiare il Carnevale nella prima domenica di marzo. E ritroviamo anche sul Messaggero la notizia dell'insediamento a Roma del cardinale dell'Aquila Petrocchi, che ha preso possesso della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, come dicevamo anche prima, leggevamo anche dal centro, la chiesa che era frequentata da Giulio Andreotti. Siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, in Valle Peligna, Pacentro, 3 auto a fuoco nella notte, c'è il dolo, e poi Avezzano, il premio Alvaro Pirolo ai vigili del fuoco, e poi ancora Regione, Verrecchia, capo della segreteria del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio. Andiamo, siamo sempre nella Marsica, in questo caso a Tagliacozzo, assessore Silurata, parla il sindaco del centro marsicano. Siamo invece alla pagina di Chieti, il comune annega nei debiti e vende la piscina, non bastano i 5 milioni anticipati da cassa, depositi e prestiti messi a riparo dall'assalto dei creditori per ridare ossigeno alle finanze e dunque la piscina provinciale è in vendita. Lanciano diventa bio, la pappa degli asili comunali. E poi Vasto, sprint finale per la discarica, il progetto Valle Cena. E poi Ortona, patto per la prima infanzia, il progetto con nidi e famiglie. In basso il nome della rosa tra rocce e castelli d'Abruzzo. Questa sera la serie TV del noto romanzo di Umberto Eco. Andiamo a vedere la prossima pagina, siamo a Teramo, cantieri nel centro storico, almeno un mese di disagi, lavori necessari all'ammodernamento della rete del gas nel cuore del capoluogo. E poi Giulianova, aggressioni nella notte e giallo nella parte alta della città, ci sono indagini in corso. Roseto, incidenti a catena, ferite 3 sorelle. E poi ancora Giulianova, sorpresa, spuntano sensi unici, traffico in tilt nella zona Lido, Val Vibrata, il sindaco di Sant'Egidio verso il duello. Per quanto riguarda il primo cittadino, il duello Forlini-Romandini. Lasciamo anche questa pagina, siamo arrivati allo sport e allora possiamo aprire ufficialmente la pagina sportiva, ma andando per ordine iniziamo con i 3 quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, Filotto Juve, Napoli battuto 2-1 al San Paolo, Bianconeri a più 16, a questo punto per lo scudetto, l'ottavo scudetto diventa quasi una formalità, gara molto tesa ieri a Napoli, 2 espulsi, polemiche, rigore fallito da Insigne e tanto altro. Vediamo proprio da questo specchietto della Gazzetta dello Sport risultati e classifica del massimo
Campionato: Cagliari-Inter venerdì 2-1, poi sabato Empoli-Parma 3-3, Milan-Sassuolo 1-0, Lazio-Roma 3-0, ieri le altre gare: Torino-Chievo 3-0, Genoa-Frosinone 0-0, Spal-Sampdoria 1-2, Udinese batte Bologna 2-1, Atalanta-Fiorentina 3-1, Napoli-Juventus 1-2. La classifica: Juventus 72, Napoli 56, Milan 48, Inter 47, Roma 44, Lazio, Torino e Atalanta 41, Sampdoria 39, Fiorentina 36, Sassuolo 31, Genoa e Parma 30, Cagliari 27, Udinese 25, Spal 23, Empoli 22, Bologna 18, Frosinone 17, chiude il Chievo con 10 punti. Vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport: Filotto, Juve più 16 sul Napoli, ottavo scudetto in tasca. E poi Roma, il conto è pronto, vertice notturno dopo il KO nel derby, e si decide probabilmente nella gara di Champion con il Porto il futuro di Di Francesco. In casa Inter, Icardi, muro contro muro, dunque situazione tutt'altro che risolta in casa nerazzurra. Infine tutto sport, Ilicic e il Papu, vedete in alto, esaltano la Dea, Atalanta che batte la Fiorentina, e poi Juve a Napoli esce l'otto, perché l'ottavo scudetto è davvero vicino. Signore e signori, che toro, Torino che batte il Chievo e sale in classifica. Noi andiamo a vedere invece lo sport dalle pagine del centro. La prima pagina: il Pescara si rialza a meno 3 dalla vetta, terzo posto grazie al successo sullo Spezia Pillon, la mia squadra ha un grande cuore. Andiamo a vedere proprio le pagine che riguardano il Pescara, la vittoria del collettivo, il 17° gol di Mancuso e la rete di Crecco indirizzano una partita in cui il Delfino soffre solo nell'ultima mezz'ora, quando è entrato in campo Okereke, due occasioni avute proprio da Okereke di testa, splendide in entrambe le occasioni le risposte del portiere Fiorillo. E Pescara fame, vedete, riscatto e terzo posto, successo meritato a spese dello Spezia. Vediamo la prossima pagina. Pillone, una squadra che ha cuore e critiche, faccio parlare il campo. Ieri vi avevamo proposto nel corso dell'Abruzzo del Pallone, edizione è più lunga del solito, il servizio sulla partita dei biancazzurri, anche le interviste realizzate al 91esimo con il tecnico del Pescara Pillone e con i tesserati biancazzurri. Crecco, abbiamo dato un segnale forte, daremo tutto per arrivare almeno ai playoff. E torna il sereno, Sebastiani ritrova il sorriso e dice: mi sono proprio divertito. In tribuna, lo avevamo detto anche ieri nel corso della diretta del pomeriggio dallo Stadio Adriatico, c'era anche Giovanni Galeone, ex indimenticato tecnico del Pescara. Vediamo anche le pagelle del centro con Fiorillo 6,5, Ciofani 6,5, Campagnaro 6, Perrotta 6, Scognamiglio 6, Gravion 6, Memusciai 7, Bruno 6,5. Crecco 7, Marras 6,5, Mancuso 6,5, Monachello 6. Ieri altre due gare oltre a quella del Pescara, con la vittoria del Perugia per 3-1 con la Salernitana e il successo di misura del Verona nel derby con il Venezia. Andiamo a vedere anche il Messaggero come commenta la vittoria del Pescara. Pescara terzo in corsa, ha battuto lo Spezia grazie ai gol di Mancuso e Crecco. Monachello e Bruno, tanto fieno in cascina, hanno detto i protagonisti. E poi Pillon, successo meritato, costruito con un'ottima prestazione. Allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria del Pescara con lo Spezia, gara giocata ieri pomeriggio allo Stadio Adriatico. Porta bene lo Spezia i colori biancazzurri con il Pescara che bissa la vittoria dell'andata al picco, conquistando 3 punti che permettono al Delfino di portarsi a meno 3 dalla vetta della classifica e a un solo punto dalla piazza d'onore occupata dal Palermo. Per la lotta alla Serie A diretta c'è anche il Pescara, atteso sabato prossimo dalla trasferta di Cittadella. Pillon senza Balzano e Brugman e con Del Grosso a mezzo servizio in panchina opta per Gravion sulla fascia centrocampo, al posto dell'uruguaiano c'è Bruno. Fra i liguri out gli infortunati Capradossi, Ghiassi e Bidawi, panchina per Okereke al centro del ricorso del Livorno per la gara giocata in terra spezzina la scorsa settimana. Con il bel tempo si rivede più gente allo Stadio Adriatico grazie anche alla giornata festiva, dirige Marinelli di Tivoli. Prime fasi di studio che si prolungano fino al 20esimo, quando dopo un'azione ben congegnata c'è un cross di Marras con la sponda di Memusciai per Mancuso, che sottoporta non fallisce l'appuntamento con il gol del vantaggio, raggiungendo 17 reti in stagione.
stagione. Prosegue per il bomber della Juventus il feeling con il gol. La squadra ospite accusa il colpo dello svantaggio e si vede solo al 34esimo con un tiro di Mora respinto da Fiorillo con i pugni. Gara molto fisica e maschia con Marinelli che lascia troppo spesso proseguire il gioco. Lampo di Monachello al 44esimo del primo tempo con la sua conclusione deviata da un difensore in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner. Colpo di testa a botta sicura di Scognamiglio che mette però il pallone sopra la traversa. Nel secondo tempo si riprende senza novità nelle due formazioni. Al 15esimo arriva il raddoppio del Pescara con Crecco che sugli sviluppi di un corner di testa fulmina la vanna per il 2-0, seconda rete stagionale per l'ex laziale che va ad esultare a ridosso della panchina biancazzurra. Il tecnico dello Spezia Marino non ci sta e subito dopo manda in campo Okereke che qualche attimo dopo il suo ingresso sul terreno di gioco chiama al miracolo Fiorillo. I ragazzi di Pillon cercano di chiudere la gara. Al 20esimo Da Cruz è costretto ad usare le maniere forti per fermare Ciofani andando a commettere fallo rimediando il secondo giallo e poi il rosso. Squadra ligure in 10 sotto di due reti ma che continua ad attaccare anche se rischia al 24esimo quando Marras in contropiede tira dal limite mandando la sfera di poco fuori. Alla mezz'ora standing ovation per Alessandro Bruno autore di una prestazione superba sostituito da Melegoni. Gara che resta viva con lo Spezia ancora pericoloso con Mora che sfiora il palo. A 10 minuti dal termine arriva anche il turno di Del Sole che prende il posto di Mancuso, anche lui fuori dal campo fra gli applausi dei 6.000 dello stadio Adriatico. Si arriva così agli ultimi minuti di partita con un'altra super parata di Fiorillo su Okereke al 38esimo e poi due occasioni sciupate da Monachello al 41esimo e 42esimo. Nel recupero liguri 9 per l'infortunio di Mastinu che è costretto ad abbandonare il campo in barella. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale dell'arbitro laziale con il Pescara che festeggia 3 punti d'oro e soprattutto meritati alla vigilia della gara del tombolato di Cittadella. Eccoci qui di nuovo in studio, abbiamo visto prima della pubblicità il servizio sulla vittoria del Pescara con lo Spezia, Pescara che tornerà in campo sabato prossimo alle 15 al tombolato di Cittadella, formazione veneta che nell'ultimo turno ha superato in trasferta proprio il Brescia capolista, dunque sicuramente una gara difficile per il Pescara che però vuole confermarsi dopo il successo sui Liguri. Noi lasciamo la Serie B, parliamo di Serie C con la sconfitta del Teramo in casa con la Fermana. Teramo, tranquillità questa sconosciuta, Fermana che passa al Bonoli, se il diavolo fallisce l'appuntamento per migliorare la classifica. Protesta ieri dei tifosi con striscioni capovolti contro Campitelli anche nel settore distinti, leggiamo da questo articolo: dura presa di posizione da parte del club biancorosso contro la gestione del presidente Luciano Campitelli, club che da ieri ha esposto ed esporrà il proprio striscione capovolto nel settore distinti in segno di protesta. Siamo veramente stufi, hanno detto i tifosi, di assistere inermi allo scempio evidente di una conduzione societaria assolutamente indecorosa, hanno scritto i tifosi del club biancorosso in un comunicato che è stato diramato ieri. In basso le interviste del 91esimo Maurizi: era una partita che volevamo vincere. Vediamo il centro sempre sul Teramo, il Teramo si schianta sul muro della Fermana, i biancorossi si fanno infilare subito in contropiede, poi il portiere ospite salva il risultato in diverse occasioni. Vediamo le altre partite, i risultati delle altre gare giocate ieri: Feralpi Salò Sud Tirol 1-1, Gian Erminio Triestina 1-1, Pordenone San Benedettese 1-1, Renate Ravenna 0-1, Rimini Gubbio 1-1, Ternana che continua nella sua striscia negativa perde in casa per 1-0 con il Monza e poi Vicenza Imolese 0-0, Vispesaro Virtus Vecomp Verona 0-0, giornata davvero povera di gol. Maurizi: bene il gioco ma siamo stati dei polli, ha detto il trainer biancorosso, ma noi lasciamo lo spazio alle immagini andando a vedere il servizio di Ania Cantagalli. Interno per il Teramo, con la Fermana che batte per la seconda volta in campionato i biancorossi grazie ad un gol nel primo tempo di Malcore. Dopo la vittoria di Ravenna dunque il diavolo incappa nell'ennesima frenata verso un campionato più tranquillo. Maurizi manda in campo la formazione attesa con Infantino e Sparacello in attacco e Spigli, preferito a Persi, a centrocampo. Senza Caidi, squalificato, e Piacentini a prenderne il posto in difesa. La Fermana invece deve rinunciare allo squalificato Scrosta con Malcore per l'appunto e Lupoli in attacco.
Il Teramo comincia bene, con Ventola che impegna subito Marcantonini dalla distanza. I biancorossi poi continuano a produrre, soprattutto dalla sinistra Concelli, ma la Fermana fa le prove generali del gol del vantaggio al 14esimo, quando Malcore controlla in contropiede, trovando però Gomis a negargli la rete. 3 minuti dopo arriva il vantaggio dei Canarini. Azione in fotocopia rispetto alla precedente, con Giandonato che lancia in profondità Malcore e con Gomis che questa volta non può nulla. Grandi proteste però da parte del Teramo, che voleva la segnalazione di fuorigioco per l'attaccante marchigiano, ma la terna non sente ragioni. L'opportunità più nitida capita a Sparacello qualche istante dopo. Celli se ne va sulla sinistra, il pallone arriva all'attaccante che di testa appoggia troppo debolmente in porta, consentendo all'estremo difensore ospite di bloccare la sfera. Il Teramo rischia di subire il raddoppio al 43esimo, quando Gomis impedisce con un intervento provvidenziale la deviazione da 2 passi di Lupoli. Il primo tempo si chiude con Proietti che ci prova dalla distanza e soprattutto con Fiordaliso che, armato da calcio di punizione, non trova di poco la deviazione vincente. Ad inizio secondo tempo il Teramo ha una doppia occasione per pareggiare, con Ventola che mette in mezzo per Sparacello, la cui deviazione è fermata da Marcantonini. E poi, sullo sviluppo dell'azione, De Grazia ci prova col mancino, trovando ancora pronto l'estremo ospite. Il Teramo poi cala e Zerbo ci prova ad incrociare con pallone che però termina di poco fuori. Maurizi allora si gioca tutto, mandando in campo Barbuti, Zec e Kappa e passando al 4-2-4. Nel giro di 2 minuti ci saranno occasioni per pareggiare con Infantino, che prova la girata, non trovando però la porta. E poi la volta di Zec, con estremo difensore De Canarini pronto sul tentativo dell'attaccante, ed opportunità finale per Ventola. La gara poi si chiude praticamente qui, perché il Teramo non ha poi la lucidità nel costruire altre azioni degne di nota per evitare la sconfitta. Da adesso e fino a fine marzo, i biancorossi si giocheranno la salvezza negli scontri diretti contro Albino Leffe, Virtus Verona, Gian Erminio e Renate. Dal fronte societario in tribuna era presente l'aspirante socio Francesco Quintigliani, che ha assistito alla gara del Teramo contro la Fermana. E vedremo dunque che succederà in società, se ci sarà questo nuovo ingresso. Noi lasciamo il Teramo, lasciamo la Serie C, parliamo di Serie D. Ieri 2 derby in programma, uno giocato all'Aragona di Vasto con la vittoria del Pineto di Amaolo, vittoria che proietta il Pineto in zona playoff, che costa invece la sconfitta degli aragonesi, costa il posto al tecnico Montani, che è stato esonerato, contestazione dei tifosi, risultato deludente per la formazione di casa, che torna a soffrire proprio in zona salvezza, con i playout lontani appena 2 punti. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto ieri allo stadio Aragona di Vasto, nel servizio di Roberta Di Sante. Va al Pineto il derby dell'Aragona contro la Vastese, a decidere la contesa il 12° sigillo stagionale di Tomassini nel finale di primo tempo. Gli aragonesi, colpiti nel loro momento migliore, non sono capaci di sfruttare la superiorità numerica nella ripresa ed escono tra i fischi dei propri tifosi. Montani ritrova Stivaletta a centrocampo con Capellupo e Palestini e si affida alla velocità e all'estro del tridente composto da Fiore, Leonetti e Cicerello. Amaolo recupera in cabina di regia Marianeschi, rientrato dalla squalifica, inserisce dal primo minuto Marini e Antonicelli in luogo di Mazzei e Camplone e conferma il tridente con Cruz, Tomassini e Fratangelo. In avvio la Vastese si fa preferire, sembra più motivata e vivace, soprattutto grazie alle accelerazioni di Stivaletta che mette in apprensione la difesa. Al 18esimo il primo vero squillo del match, con la pregevole girata al volo di Del Duca e l'altrettanto bella risposta di Amadio, che con un gran colpo di reni alza sulla traversa. Al 27esimo intanto Pomante, che in precedenza aveva avuto uno scontro di gioco con Del Duca, è costretto ad uscire dal terreno di gioco per poi rientrare con una vistosa fasciatura alla testa. Il Pineto soffre la velocità degli avanti aragonesi, che sfiorano nuovamente il vantaggio al 36esimo, quando Leonetti apre per Fiore, la conclusione del capitano biancorosso sorvola di poco la traversa. Insistono i padroni di casa, ancora Fiore, 2 minuti più tardi si incunea in area e fa partire una sorta di tiro cross evidenziale l'intervento in chiusura sul primo palo di Della Quercia. Gli ospiti faticano negli ultimi 16 metri, fanno movimento con Fratangelo ed Esposito, ma non riescono ad impensierire concretamente la difesa di casa. Al 42esimo ancora Vastese, bella combinazione Stivaletta-Palestini-Leonetti con il bomber che al momento del tiro spreca spedendo alle stelle. Nel momento migliore della Vastese però arriva come una doccia gelata il vantaggio del Pineto. Al 47esimo Esposito se ne va sulla sinistra e calcia teso un cross sul quale non riesce
riescono ad arrivare, né Cruz né Tomasini. L'azione continua dalla parte opposta, la palla viene rimessa in mezzo e sul primo palo trova la deviazione vincente del bomber biancazzurro. Beffa per la Vastese che, nonostante un buon primo tempo, va a riposo sotto. Ad inizio ripresa, l'episodio che potrebbe cambiare gli equilibri del match. All'undicesimo Pomante commette fallo su Leonetti e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata, finendo anzitempo sotto la doccia e lasciando i suoi in inferiorità per tutta la ripresa. Amaulo corre subito ai ripari e ridisegna la squadra. Fuori Cruz, Marini e Fratangelo, dentro Orlando, Pietrantonio e Massa per un 4-4-2 che consente maggiore copertura. La Vastese cerca di approfittare dell'uomo in più, ma spreca l'occasionissima del 26esimo con Leonetti, che tutto solo di fronte ad Amadio pasticcia, favorendo il recupero dell'estremo biancazzurro. Nella fase centrale della ripresa le due compagini calano, anche Montani inserisce forze fresche richiamando Stivaletta e Cicerello per Sciba e Conè, ma il Pineto, organizzato e compatto, non rischia più niente, mentre dalla tribuna rumoreggia il pubblico di Fede biancorossa all'indirizzo di società e giocatori. La partita si innervosisce e nel finale si ristabilisce la parità in campo quando Leonetti, per proteste, rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione. Ultimo sussulto del match, la punizione di Capellupo respinta coi pugni da Amadio. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio che premia un Pineto non spettacolare ma cinico ed organizzato, capace di soffrire e conquistare il 6° risultato utile consecutivo tornando in lizza per i playoff. Sconfitta pesantissima per la Vastese, che scivola ad un passo dai playout ed esce tra i fischi. Dopo qualche minuto dal termine della gara, la Vastese comunica con una nota ufficiale l'esonero del tecnico Fabio Montani. Già da domani i dirigenti torneranno a riunirsi e a confrontarsi per l'affidamento della futura conduzione tecnica. L'unico a parlare è il tecnico biancazzurro Daniele Amaulo. E da un derby all'altro, perché il Notaresco batte il Francavilla per 2-0 e si prende il terzo posto solitario. Rossoblù piegano i giallorossi grazie ai gol di Minella e Salvatori. Ottima prova del classe 2000 Cancelli. Rachini, tecnico francavillese, KO giusto, commessi errori sui loro gol. Cudini, il tecnico, il trainer del Notaresco: i miei giocatori, ha detto, sono stati superlativi. Dunque grande prova della formazione del presidente Di Giovanni. Andiamo a vedere quello che è accaduto al Savini nel servizio curato per noi da Jacopo Forcella. Il derby del Savini va al Notaresco, che cancella il periodo opaco di qualche settimana fa e torna ad essere la locomotiva di sempre. 2-0 alla Francavilla con la spina dorsale Minella, Salvatori a segno, 50 lunghezze in classifica e la conferma che la squadra rossoblù è la regina delle abruzzesi del girone F. Qualche problema di formazione per Cudini, che non ha Bontà e Moretti squalificati. In mezzo al campo va Marcelli con Candellori e Ruci, davanti Minella affiancato dalla Ringe e dal 2000 Cancelli. 4-2-3-1 per Rachini, senza Bedini in mezzo, va con Mele e Milizia e davanti schiera tutto il potenziale offensivo. Il bomber Dos Santos con Montagnoli, Banegas e Palumbo. La prima emozione al minuto 11 fa tutto Banegas in azione solitaria, il sudamericano rientra sul sinistro ma la sua conclusione è spinta da Monti, che ribatte sui piedi di un Dos Santos in chiara posizione di fuorigioco. La risposta rosso-blu è con Candellori, il man of the match di Campobasso, prova il diagonale a ridosso del limite dell'area di rigore e l'intervento di Natale è decisamente più complicato rispetto a quello dell'omologo nella circostanza precedente. Sulla ripartenza il Notaresco protesta perché Dos Santos si libera di un avversario forse con un fallo, ma Palumbo cicca in maniera clamorosa la sfera. Ancora giallorossi in evidenza al 18esimo, piazzato di Palumbo, lo schema premia Banegas sul primo palo ma la correzione non inquadra lo specchio della porta. Il Notaresco però quando attacca fa davvero male, ne sa qualcosa Natale, che deve affidarsi alle sue mani al palo destro per sventare la staffilata dal limite di Fabriani. Sul corner protesta la formazione di casa per un intervento su Minella, che sente una trattenuta col pallone che viaggiava dalle sue parti. Al 31esimo la ripartenza di Laringe fulminante, Samuel Di Renzo lo stende senza troppi complimenti e Bozzetto di Bergamo gli mostra il giallo col Savini, che vorrebbe però un cartellino dal colore diverso. Ed è proprio Laringe al 33esimo a calamitare una palla vagante, destro deviato in corner, squillo e che squillo del Villa al 41esimo, mele verticale per Dos Santos in posizione regolare, il brasiliano è solo libero di colpire ma col sinistro alza incredibilmente sopra la traversa. La ripresa si apre con il Francavilla sugli scudi, 120
20 secondi e il corner di Banegas non è controllato da Monti. Palumbo si avventa sulla sfera vagante ma si fa ribattere la conclusione dall'estremo difensore notareschino, a cui vengono cattivi pensieri al sesto quando la ripartenza del Villa è fulminante, con Cafiero che vede il corridoio per Dos Santos stoppato al momento della conclusione dal ripiegamento di Candellori, prezioso anche in fase difensiva. Il notaresco Sornione è spietato, sblocca però il risultato al minuto 56. Il Francavilla perde un pallone sanguinoso, Cancelli lo recupera e vede lo spazio per servire Santiago Minella, che dribbla Natale, deposita in fondo al sacco il pallone numero 16 della sua straordinaria stagione. Il sudamericano potrebbe raddoppiare al 66esimo sulla punizione tagliata di Rucci, su cui non arriva nessuno per la deviazione decisiva. Rachini inserisce Mancini e Fabrizi per Montagnolo e Palumbo, dell'ex Giulianova di testa la mezz'ora raccoglie il corner di Banegas, ma senza avere l'angolo sufficiente per fare male davvero. Il raddoppio di casa arriva a 7 dal termine, corner di Rucci, Natale non trattiene la traiettoria e per il capitano rossoblu Davide Salvatore è un gioco da ragazzi mettere in fondo al sacco il pallone del 2-0, quarto sigillo per il difensore di Mirko Cudini. La reazione giallorossa solo al minuto 87 col piazzato mancino di Banegas insidioso e che costringe Monti a smanacciare in corner, ma è l'ultimo sussulto del match. Il notaresco torna al terzo posto solitario, si gode la pausa di campionato e al rientro altro derby al Mariani Pavone contro il Pineto. Il Francavilla invece interrompe la striscia positiva e avrà 14 giorni per riflettere su questo stop prima di incrociare le spade con la vice capolista Materica. Questo è il servizio di Jacopo Forcella. Torniamo sul Messaggero per parlare della vittoria importante, chiave salvezza dell'Avezzano. Sant'Arcangelo KO Avezzano vince, bel salto in avanti. E poi Giulianova, vera boccata d'ossigeno per la salvezza, battuta al Fadini, la Savignanese con una prova maschia. Torniamo al centro, ecco qui la pagina con le due gare, l'Avezzano risorge, Sant'Arcangelo KO e zona salvezza vicina, e poi il rilancio, Fazzini-Napolano, Real Giulianova gode dopo un lungo digiuno. Allora andiamo a vedere i due servizi delle due gare delle formazioni abruzzesi, partendo dal Fadini con il successo per i 2-1 dei giallorossi sulla Savignanese. Il Real Giulianova torna alla vittoria dopo 7 turni, batte 2-1 la Savignanese e ritrova i 3 punti al Fadini che mancavano dall'1-0 sull'Isernia ottenuto il 25 novembre 2018. La squadra di Bolzan conferma i segnali di crescita evidenziati già nella rocambolesca sconfitta di domenica scorsa e soprattutto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Messina. Giallorossi in campo con Napolano confermato in cabina di regia e Di Paolo terminare in attacco. Arbitra Paul Leonard Michalache di Terni. Cronaca, al quarto si fa vedere dalla bandierina la Savignanese, brividi nell'area piccola, l'arbitro vede però fallo in attacco. Risposta giallorossa, Napolano va col destro su punizione, ribatte la barriera, reclama Napolano per un presunto fallo di mano, lascia correre Michalache, palla in corner. Al minuto 19 arriva il vantaggio Real Giulianova, il corner battuto dalla Savignanese trova la ripartenza velocissima giallorossa che sorprende gli ospiti. Di Paolo serve centrale sulla corsa Fazzini che evita in uscita Pazzini e poi trova l'appoggio in rete nonostante il tentativo di recupero di due gialloblu. 24esimo prova a pareggiarla subito la squadra di Farneti, corner da sinistra, Gregorio va in anticipo di testa, palla sul palo. Il pareggio ospite arriva al minuto 40, manovra che parte dalla destra, lavora un bel pallone a Longobardi, palla che finisce a Francesco Manuzzi che batte Pagliarini e fa 1-1, vibranti le proteste giallorosse per un fallo di mano dello stesso numero 23 gialloblu su cui resta più di un dubbio. E questo sta a mandare la palla. Passano due minuti ed il Real Giulianova torna davanti sul calcio di punizione da 30 metri. Napolano si inventa una traiettoria velenosa che inganna Pazzini e fa 2-1. Il secondo tempo si apre con un tentativo per Di Paolo dalla distanza, raso terra sul secondo palo, palla sul fondo.
Al 17° si fa male Fazzini, entra Barlafante, il numero 19 di casa, pericoloso al 23° servito in profondità, stoppa, si gira, va col sinistro, palla alta sulla traversa. La Savignanese fa fatica ed il Real Giulianova prova allora ad amministrare il vantaggio. Al 35° cross alla destra di Del Grosso, svirgola Guidi e mette i brividi a Pazzini. 41° cross di Turci dalla sinistra, sfiora solo Francesco Manuzzi, palla sul fondo. 5 i minuti di recupero assegnato dal direttore di gara. Al 47° il tiro dalla distanza di Vandi è centrale, finisce alto anche sulla traversa. Al 50° va in contropiede il Real Giulianova e potrebbe addirittura arrivare al 3-1, pallone che però crea confusione alla difesa avversaria ma non sortisce nessun effetto. Dopo quasi 6 minuti di recupero finisce 2-1 al Fadini, 3 punti importantissimi per il Real Giulianova che sale a 34 punti. La Savignanese incassa il colpo ed oggi subisce una sconfitta che non pregiudica però al momento la buona situazione di classifica. Grande partita di sofferenza. Un ottimo Avezzano fa solo scontro salvezza contro il Sant'Arcangelo. 3 punti di platino per l'11 di Colavitto che scavalca in classifica i romagnoli portandosi a quota 30, a meno 2 dalla salvezza diretta. Partita spinosa per i marsicani che sbrigano la scomoda pratica Sant'Arcangelo nei secondi 45 di gioco grazie ad un autogol e da un rigore messo a segno da Ettore Padovani. Formazioni, Colavitto deve rinunciare allo squalificato di Renzo rimpiazzato da Grazioso e Mediana. In avanti spazio a Dosa a supporto di Bruni e Padovani. Panchina per Samb e Manari. Galloppa risponde con un 3-4-1-2 in cui De Cerchi agisce alle spalle dell'ex Pescara Falomi e Peroni. Avvio favorevole all'Avezzano, il primo a provarci è De Rocis che raccoglie palla ma scarica centralmente tra le braccia di Battistini. All'ottavo alta giocata di De Rocis che imbuca per Padovani che non incrocia e spedisce lontanissimo dallo specchio. Al decimo si fa vedere il Sant'Arcangelo sul calcio piazzato. Falomi la fa passare sotto la barriera ma è di fatto un passaggio per Fanti. L'Avezzano tiene in mano il pallino del gioco ma fatica ad imbastire una manovra efficace. Al 18 però i lupi vanno vicinissimi al vantaggio. Bruni recupera palla in pressione, serve Padovani che dall'area piccola scarabocchia davanti a Battistini. Nel finale di tempo altro squillo di un ispiratissimo De Rocis che serve Dosa ma la conclusione del 10 biancoverde finisce lontano dal bersaglio grosso. 60 secondi dopo replicano i romagnoli, traversione dalla sinistra raccolto da De Cerchio che si coordina ma sfiora soltanto la trasversale. In avvio di ripresa i ritmi calano ma l'Avezzano la sblocca al settimo. Da un cross di Besana Bruni colpisce il pallo di prima intenzione. Sulla ribattuta si avventa Gabrielli che insacca nella propria porta per l'1-0 biancoverde. La replica del Sant'Arcangelo arriva al 13°. Peroni si invola e va al tiro in diagonale. Fanti si distende e blocca. Al 16° torna in avanti l'Avezzano. De Rocis la accoglie, la sfera da piazzato, tiro strozzato e palla lontanissimo dalla porta di Battistini. Un minuto dopo, da un parapiglia a bordo campo con alcuni componenti della panchina biancoverde, ne fa le spese Manari. Allontanato dal direttore di gara, è costretto a saltare la prossima fondamentale trasferta di Forlì. Al 26° ci prova ancora l'Avezzano, Bruni si coordina ma il tiro dell'ex Nerostellati termina a lato. Galloppa manda in campo Benji Venga e Fuchi per Guglielmi e Corvino ma i gialloblu non pungono. Al 36° Dosa tenta la conclusione di destro, palla che termina lontana dallo specchio. Due giri di lancetta e ci prova ancora Bruni che si destreggia bene ma trova solo l'esterno della rete. Quando il Sant'Arcangelo alza il baricentro a caccia del pari, l'Avezzano sfodera il colpo del KO. Besana entra in area e viene atterrato da Fabbi per il direttore di gara Di Giovanni e calcio di rigore. Dal dischetto Padovani è glaciale e spiazza Battistini per il 2-0 marsicano, quinto gol in campionato per Padovani, miglior marcatore stagionale dei biancoverdi. La reazione del Sant'Arcangelo arriva nel primo dei 4 minuti di recupero, ma le speranze dei romagnoli si infrangono sul tentativo di capitano Biondioli. Si chiude col secondo successo interno di fila per l'Avezzano che approfitta dei passi falsi di Forlì, Sernia e Agnoniese portandosi a meno 2 dalla Vastese. Stop dopo 2 vittorie consecutive per il Sant'Arcangelo che resta ancora inchiodato alla zona playout. Ancora calcio con il torneo campionato regionale di eccellenza. Chieti capolista Sprecone, pari beffa all'89° in casa del Paterno. Al 91° il tecnico neroverde Lucarelli critica la squadra, poco cinici, dovevamo chiuderla. Vediamo anche gli altri risultati con la Quaterna dell'Alba Adriatica sul Martinsicuro. Martinsicuro che retrocede matematicamente 4-0 per la formazione di casa. E poi Nerostellati, Renato
Renato Curi Angolana 1-0, stesso risultato in Acque Sapone Nereto. E poi ancora le altre gare con la vittoria per 3-0 della vice capolista San Buceto sul Delfino Flacco Porto Pescara, 3-2 della Torrese sullo Spoltore, 1-0 vittoria di misura della Miternina con il Capistrello, 3-1 del Cupello sul Ponte Vomano, vittoria di misura del Penne sul Miglianico. Vediamo il campionato regionale di promozione partendo dal girone B con la capolista Lanciano che supera con punteggio tennistico 6-1 la Fater Angelini. Le altre gare: Val di Sangro, Bagicalupo Vasto 2-2, Villa 2015, Casal Bordino 1-1, Raiano, Ortona 3-1, Bucchianico, Fossa Cesia 0-2, Scafa, Ovidiana, Sulmona 2-1, River Chieti, Passo Cordone 2-1, Sant'Anna, Piazzano di Atessa 0-1, Casolana, San Salvo 1-0. Vediamo anche il girone A con Ciaprini che stende il Montorio, Angizia Luco sempre più leader del torneo, vittoria di misura per la formazione marsicana. Le altre gare: Pucetta, Nuova Sant'Egidiese 0-1 e poi Mutignano, Castelnuovo 1-2, Morodoro, Torrimparte 4-0, Real Atria, Sant'Omero Palmense 1-2, Rosetana che batte San Gregorio per 1-0, 4 gol del Piano della Lente al Fontanelle, poi Sportland Celano, Mociano Sant'Angelo 1-2, infine Tossicia, Borgo Santa Maria 0-1. Lasciamo l'ampia pagina del calcio per parlare di pallacanestro. Ieri fermo il campionato di Serie A2 con Roseto che vede però la quota salvezza ad un passo, Roseto che ovviamente deve ancora conquistare l'ambito traguardo, però sicuramente un passo importante è stato fatto con le ultime vittorie. Fermo anche il campionato di Serie B maschile di pallacanestro perché ci sono state le gare di Coppa Italia. Parla il tecnico della formazione del Chieti, Cohen, che dice l'Ateate deve blindare il secondo posto. Il coach dei biancorossi Rossi non vuole cali di tensione in vista dello scontro diretto con il Bisceglie. In basso la Serie D di basket con Robur Antoniana che è stata rinviata e dunque se ne parlerà nelle prossime settimane. Lasciamo il basket, parliamo di corsa campestre con Ruggero e D'Ambrosio che dominano la Stra Aterno. Nella prima gara del circuito Corri l'Abruzzo si impone l'atleta della Runners Chieti. Andiamo ancora avanti per vedere il volley con il Pineto KO sul campo della capolista, Pineto che resta però nelle zone alte della classifica. In Serie B1 femminile di pallavolo l'Altino viene superata in casa dalla diretta rivale Trevi. In Serie B2 la Coged Teatina resta da sola in vetta alla classifica. E siamo al rugby, prima di salutarci con una grande prova l'Aquila ha battuto per 17-5 la Primavera Roma e vede ora la salvezza più vicina. Ottimo risultato per i neroverdi aquilani. Paganica KO è fuori invece dal giro promozione, risorge invece l'Avezzano. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, il primo della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che tornerà domani come sempre puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della nostra rete alle 14 con la prima edizione del TG6 e poi questa sera non perdete ovviamente, a proposito di sport, l'appuntamento del lunedì con Replay condotto dal nostro Enrico Rocco per parlare del Pescara dopo la vittoria con lo Spezia. Pescara a 3 punti dal primo posto in classifica e atteso sabato prossimo dalla gara di Cittadella. Davvero tutto, grazie e buona giornata.